1168 inizia, come il Polonio 210 deve diventare. La settimana è stata irta di cose, le ultime, è pazzesco, AN che si scioglie nel PDL, c'è cioè questa diarrea politica, si è sciolta come una scarica di diarrea nel PDL e la carta igienica la porterà Gaspari, quindi può succedere qualsiasi cosa, ma è successo che ci siamo visti, ci siamo salutati a Firenze, abbiamo fatto le liste civiche che a giugno saranno presenti in moltissimi comuni, certificati dal blog, abbiamo fatto la carta di Firenze, parliamo di cose tipo la non privatizzazione dell'acqua, cioè la ripubblicizzazione, le energie rinnovabili, raccolta differenziata spinta, insomma le nostre battaglie sui pannelli, con i pannelli, il wifi libero e gratuito, le nostre cose. Noi non molleremo mai, e questo è il nostro principio. Stanno cercando di fare cose inenarrabili. Ci ha provato prima Levi, poi ci ha provato D'Alia, poi ci ha provato Cassinelli. Adesso ci provano queste celluliti che sono in Parlamento, con la Carlucci. Dobbiamo parlare di rete con una che non sa un cazzo perché deve proteggere le major. Ma e veramente siamo ridotti, che ci sono 3 milioni di disoccupati in più e questi parlano di bloccare la rete, di bloccare i server, di bloccare le cose. Continuano ad andare avanti col digitale terrestre che è morto. Vai a parlare in Sardegna del digitale terrestre e dicono Zagazau, Guzazau, Zaguzau. E quindi è una roba indescrivibile e qui continuiamo a sparare cazzate. L'ultima cazzata del governo del nano di Trufolo è stata quella di dire che abbiamo il tasso di disoccupazione più basso in Europa. Sono balle, il tasso di disoccupazione è un dato che non si può neanche determinare, infatti l'Eurispes viaggia con i tassi di occupazione, il nostro tasso di occupazione è il più basso d'Europa, è al 58% con una media invece di occupazione del 67%, sono palle di questa gentaglia qui, basta, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto manganellano gli studenti a Bergamo, a Pisa, io Manganelli, la smetta con i Manganelli, Manganelli per cortesia, la smetta, non diventi per forza coerente col suo cognome, la smetta, non è possibile che il referente delle istituzioni per i cittadini devono essere i poliziotti antisommossa, e quelli di Pisa volevano dimostrare che un piazzista come Pera, uno che era tra i socialisti, poi è passato di qua, ha fatto un carpiato, compreso un coefficiente di incasinamento incredibile, è passato di qua e di là, va a vendersi un libro. Come essere oggi cristiani, come essere oggi cristiani, vai a fare il piazzista dentro l'università degli studenti e gli studenti che vogliono venire a dirti che cazzo fai lì dentro, li fai manganellare dalla polizia. Allora facciamo una cosa ragazzi, invece di fare sti casini qua davanti all'università, fate voi un libro, fate una tesi, come non essere piduisti e mafiosi e la portate a discutere in Parlamento, se i parlamentari e i senatori dicono qualcosa, la polizia può caricare liberamente, veramente quella gente lì va caricata. Allora è successo qualsiasi cosa per arrivare a adesso che sono andato a Parma e mi hanno di nuovo chiamato a Parma per la Parmalat, sono andato a deporre, ho dovuto dire lo giuro, dirò sempre la verità, lo giuro, e poi ho ripetuto quello che sapevo del 2001, lo scandalo è successo nel 2003 a dicembre, nel 2001 dicevo della Parmalat, ma non perché sono un mostro, perché sapevo le cose, chissà che contro spionaggio facessi, lo sapevano tutti, guardate, perché allora un comico arriva a dire delle cose 2 anni prima del più grande scandalo finanziario in Europa, perché? Ve lo spiego io perché, per questa cosa qui, vi faccio vedere la mappa del potere, allora i giornalisti sapevano tutto ma non potevano dirlo, io che non sono un giornalista lo dicevo, però era troppo poco dirlo nelle piazze, nei palazzetti e per la strada, sarebbe bastato un minuto di telegiornale, di un telegiornale serio che facesse un servizio pubblico, di un giornalista coi coglioni che avesse detto quello che era, bastava andare sul sito della Banca d'Italia, nel sito adatto per vedere gli indebitamenti delle società quotate in borsa, c'erano tutti. Allora sono andato là, ho portato tutti i documenti della Fiat e della Telecom, così si portano un po' avanti col lavoro, già che ci siamo. E perché non si può parlare e nessuno parlava di quella cosa? Perché la mappa del potere, prendiamo per esempio il più grosso gruppo editoriale che abbiamo.
l'industria editoriale, ormai è una parola che non significa più niente, stanno fallendo tutti, stanno chiudendo quasi tutti, il Corriere finanziato con 18 milioni di euro da soldi dal governo, ecco perché è filo governativo, chiunque sarebbe filo governativo se il governo ti dà 18 milioni di euro così a babbo morto. Bene, il gruppo RCS Media Group SPA quotato in borsa, vediamo chi sono. Chi sono, chi c'è dentro il gruppo? Ecco perché nessuno parlava e nessuno può parlare ancora oggi. C'è un conflitto di interessi che non è neanche più un conflitto, ci sono tutte le banche. Dentro la partecipazione azionaria del gruppo RCS Media Group SPA ci sono Merloni Invest SPA, Simpar Società Investimenti Partecipazioni SPA col 2%, il Banco di Napoli SPA, Banca IMI con lo 0,5, il 5,9 quasi il 6%, l'UBS Fiduciaria SPA, Bandet Finanziaria col 3,7%, Generali con lo 0,01, SAI 0,02, Inas Italia, Toro Assicurazioni, Intesa San Paolo con quasi il 5%, Intesa San Paolo IMI. Allora, che cosa queste sono quelle quotate in borsa. Poi dentro la proprietà ci sono anche società che non sono quotate in borsa, sempre dentro il gruppo. C'è la SASA Fiat, c'è la Société de Participation Financière Immobilière, la SAI FIMSAI, c'è la SASA Assicurazioni Riassicurazioni SPA, Partecipazioni Editoriali, la Santer International SA, Domini Holding, France Tosi, Edizione Holding, SIAT, Società Italiana Assicurazione e Riassicurazione. Allora ci sono tutti, e poi ci sono i soci, i consiglieri che sono dentro. Io vorrei che voi vedeste questa mappa, ve la faccio vedere, la vedete questa mappa? Quegli omini lì sono tutti veri, con nomi e cognomi, e abbiamo gente che è consigliere in sette società contemporaneamente che sono anche in concorrenza. Vi faccio qualche ditta, tanto perché io non racconto delle balle. Tamburi Giovanni, Tamburi Investment Partner SPA, presidente e amministratore delegato, è amministratore in Interpump Group SPA, è amministratore in Datalogic, amministratore in DeLonghi, è amministratore in MMSI SPA, è amministratore in Zignago Vetro SPA, è vicepresidente del MC Management Capitali SPA. Ligresti Ionella, la figlia di Ligresti, è nella fondiaria SAI SPA, presidente del consiglio di amministrazione, è vicepresidente nel Prema Finanziaria Holding di Partecipazioni, nel consiglio di amministrazione di RCS Media Group, è amministratore del Milano Assicurazione SPA, amministratore di Italmobiliare e consigliere di sorveglianza, perché sorveglia anche Mediobanca SPA. E poi andiamo a De Benedetti, a Diego Della Valle, Carlo, Delfini, Mario, sono tutti in conflitto assoluto di interesse. La borsa andrebbe chiusa domani mattina, è quello che ho detto io. Quindi io vi lascio alla prossima settimana. 168, mi raccomando, 168, Grillo 168, peggio del Polonio 210. Ciao.